riparte con Danilino De Rossi, palla verso Rise, ferma il pallone, fallo di Berani, ennesimo fallo di Berani, viene adesso richiamato verbalmente da Mazzoleni, battuto il calcio di punizione, palla ora per De Rossi, cerchio di centrocampo, tocco di De Rossi per Burdisso, avanza ancora Burdisso, tocco per Taddei, Pasquale su di lui, ora lo scambio con Danilino De Rossi, lancio di De Rossi dalla parte opposta verso Rise, Rise in area di rigore, Rise viene messo giù, viene messo giù a calcio di rigore, questo è calcio di rigore, che è nettissimo, calcio di rigore in favore della Roma, nettissimo fallo ai danni di Rise, che si è inserito in area di rigore superando Comotto, su di lui è andato a stringere Comotto, è andato a stringere anche Berami, fallo nettissimo nei confronti di Gionarne Rise, che si è inserito molto bene in area di rigore, calcio di rigore assolutamente netto, e siamo al 25esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. La Roma che ha l'opportunità di pareggiare dopo 4 minuti, eccolo il capitano, forza capitano mio, Totti contro Boruz, parte il capitano, il tiro, gol! 200 volte grazie capitano, 200 volte grazie, 200esimo gol in Serie A, primo gol finalmente anche a Firenze, ottavo gol per lui in questa stagione, quinto rigore che viene trasformato, la Roma che pareggia al 25esimo minuto, il gol del capitano su calcio di rigore, 4 minuti dopo il vantaggio di Mutu, quindi ritorna il risultato in assoluta parità, meno male, in 4 minuti siamo riusciti nell'unica azione buona da parte della Roma con l'inserimento di Rise in area di rigore, e io lo dicevo a Vincenzo Montella di farsi più intraprendente, doveva essere più intraprendente Rise, e Rise nel momento in cui si è andato a inserire, lanciato molto bene in avanti.